Devo dire che l'idea è nata un po' per caso e un po' a tavolino, nel senso che quando mi sono candidata a presidente IRCAD ho deciso che era fondamentale per il CAD vincere un progetto europeo. Per fare questo, devo dire, ho lavorato 20 anni, scrivendo una quantità di progetti infinita, fino a che non sono riuscita ad essere competitiva in questo ambito. Sono andata a fare un periodo di visiting professor a Londra dal papà della medicina di precisione sull'artrite reumatoide e con lui a tavolino abbiamo scorso tutti i bandi che c'erano. È molto importante, quando si scrivono i progetti e quando si realizzano le idee, renderli facilmente comprensibili. L'idea deve essere innovativa, ma deve essere immediatamente chiaro qual è l'impatto, qual è il risultato, deve essere qualcosa che può essere traslato nella società. L'obiettivo di questo progetto, l'Amingo, è quello di ricreare su un chip un'articolazione, cioè mettere i tessuti che sono dentro l'articolazione, l'osso, la cartilagine, i vasi e la sinovia, ricrearli da un punto di vista architettonico, diciamo, in modo tale da poter studiare la risposta ai farmaci. Premurosa è prevalentemente incentrata su temi di tipo ortopedico e sviluppa dei sistemi di medicina di precisione, con degli approcci assolutamente multidisciplinari, perché all'interno abbiamo delle componenti di scienza dei materiali, di biologia applicata molto sofisticata e anche di ICT. Quando io l'ho proposto a professor Pizzalis, che è questo luminare, lui mi ha detto: figurati se ti credono. Invece eravamo in 98 e ne sono passati 10. Noi non eravamo granché ben messi, ne passavano solo 3 alla fine. Di questi 10 però alla fine siamo arrivati fra i primi 3, per cui devo dire che parecchia soddisfazione. Non ci sono esperienze prima di Premurosa di sviluppo di tecnologie di medicina di precisione per la valutazione dei sistemi di medicina rigenerativa. Nasce da un'esigenza clinica, che è quella di creare tessuti artificiali o biomateriali per la sostituzione di cartilagine e osso danneggiati di pazienti con malattie come per esempio l'artrite reumatoide. Il fatto di portare l'organo on chip nella pratica clinica di tutti i giorni è qualcosa sicuramente di innovativo, e proprio la malattia, l'artrite reumatoide, ha dato, diciamo, il là per scrivere il progetto europeo Flamingo. Pian pianino abbiamo cercato gli altri partner, adesso siamo in 15 che fanno parte di questo progetto. Adesso inizia il bello, perché dovremo dimostrare che possiamo veramente riuscire a ricreare questa articolazione. Stiamo aspettando che il partner che costruisce proprio fisicamente questo chip ci dia il chip dove noi potremo fare i nostri test, che permetta veramente di seguire la storia del paziente, perché un elemento chiave è che l'articolazione non sarà fatta di cellule qualunque, ma sarà fatta con le cellule di ciascun paziente. E lo fai attraverso esperimenti, fallimenti e prove su prove. Ognuno dovrà fare la sua parte. Questo progetto ha l'idea di mettere insieme tutte le anime che ci sono qua dentro al CAD. L'obiettivo finale non è il risultato fine a se stesso, ma è quello di unire la ricerca scientifica, la valorizzazione, la preservazione dell'ambiente, delle risorse, della materia prima, produrre per i pazienti un nuovo strumento per migliorare le terapie attuali e migliorare le loro condizioni di salute. La capacità di applicare la cosa giusta alla persona giusta, sveltire le cure. Con l'obiettivo veramente di cercare di fare la differenza non soltanto sulla malattia, ma anche proprio per far conoscere il nostro Ateneo e le nostre risorse a livello nazionale ed internazionale. Essere in un contesto di partnership di grande reputazione, bisogna combinare veramente conoscenze e competenze in ambiti molto diversi, compreso curare gli aspetti della comunicazione, rendere queste nuove tecnologie pronte per essere accolte anche da un pubblico di non esperti, perché altrimenti le tecnologie non passano. La più grande soddisfazione è vedere la trasformazione dei tuoi studi, dei tuoi sforzi, in un oggetto, in una terapia che veramente portano dei benefici alla popolazione. Io ai miei studenti dico sempre che è davvero importante il momento difficile, proprio per testare la voglia che hai, il desiderio che hai di arrivare a vedere un po' dopo che cosa c'è. Keynes diceva che la ricerca è molto vicina all'arte, ti dà lo stesso tipo di estasi quando raggiungi il risultato. Il mio sogno rispetto alla mia attività al CAD è quella di portare qui al CAD la diagnostica di secondo o terzo livello sulle malattie autoimmuni. Ci vuole un po' di lavoro, però secondo me ci arriveremo. Questo sarà veramente il mio successo, sì.
Sono Paola e faccio ricerca come dottoranda nel laboratorio di microbiologia applicata. Sembra strano che a qualcuno possano interessare dei batteri, vero? Dopo tutti quei nomi impronunciabili che siamo abituati a sentire e il fatto che ci hanno detto di eliminarli tutti perché causano delle malattie terribili. Eppure, le cose non stanno proprio così. A parte qualche guastafeste, infatti, molti sono essenziali per la nostra salute. Parliamone insieme allo Science Slam del 30 giugno. Vi aspetto tutti!